Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video andremo a fare qualcosa di un pochino diverso dal solito, perché infatti a partire da oggi, 24 maggio, sul sito del Pokémon Center giapponese, per ogni 1000 yen di prodotti acquistati ci verrà data anche una bustina promozionale extra che conterrà una tra le 9 carte a tema Evolution firmate dall'artista Yuna Gaba. Per chi di voi non lo sapesse, io ho la grandissima e privilegiata fortuna di avere un contatto in Giappone che mi permette di fare acquisti sul sito del Pokémon Center. E l'obiettivo del video di oggi è proprio quello di andare ad acquistare qualcosa e portarci a casa qualcuno di questi pacchetti promozionali. Prima di inoltrarci tra gli scaffali virtuali del Pokémon Center, andiamo a dare un'occhiata un pochino più da vicino a queste 9 carte promozionali. Partiamo ovviamente dalla prima, che è quella di Eevee, che lo vediamo qua. Leggermente imbronciato, direi, però nel complesso è abbastanza carino. A me le linee che hanno i disegni di Yuna Gaba mi piacciono veramente molto, li trovo molto molto particolari e secondo me sono dei pezzi da collezione che ci stanno molto molto bene. Subito dopo Eevee abbiamo le sue tre prime evoluzioni, Vaporeon, Jolteon e Flareon. Flareon è quella tra le tre che preferisco io perché mi piace molto il fuoco che sta buttando fuori. Poi nel complesso di linee tutto bianco e nero è veramente stupenda come carta. Abbiamo poi Espeon e Umbreon, anche questo stupendo perché è proprio come un gatto che sta camminando tutto basso 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 per avvicinarsi alla sua preda. Molto molto bello come artwork, veramente ci sta tantissimo. Abbiamo poi Leafeon, che forse è quella che mi piace meno tra tutti gli artwork, però nel complesso è bella anche lei, però tra tutte è forse quella che mi piace meno, ecco. Nei commenti fatemi sapere quale vi piace di più a voi. Poi abbiamo Glaceon, molto carino, molto molto semplice come artwork, però nel complesso io lo direi super bello. E infine Sylveon, uno dei miei Pokémon che eleggerei a mio preferito perché Sylveon mi ha veramente sorpreso. Quando è uscito in sesta generazione non me l'ero tanto calcolato, però poi piano piano con il passare del tempo è nato un affetto per questo Pokémon e adesso è finito sicuramente nella mia top 10. Bene, adesso direi proprio di andare a fare acquisti. Bene, eccoci approdati allora sul sito del Pokémon Center giapponese, che è veramente un bellissimo universo tutto da esplorare, c'è un sacco di roba. Purtroppo oggi non potremo farlo per via anche di questa promozione che ha reso i tempi di caricamento veramente biblici perché il sito è sovraccarico, tutti vogliono prendere queste carte e quindi bisogna aspettare un casino tra una pagina e l'altra. Per farla breve, andremo a vedere giusto la pagina introduttiva e poi passiamo direttamente all'ordinazione che ho fatto, altrimenti non ci salviamo più. Qui ci vengono date le ultime news, ad esempio questi sono i DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, qui abbiamo ancora la scheda relativa ai giochi, c'è il pre-order per la bellissima statua di Kissara insieme a Bellibolt e queste sono le ultime news in fatto di accessori per il TCG, qui vengono presentati due sleeve e un portamazzo nuovi. Qui ci viene data qualche informazione aggiuntiva su questa promozione delle carte di Yuna Gaba, come ad esempio che i prodotti che vengono vinti tramite lotteria non contano come, diciamo, soldi spesi per avere i pacchetti. Quindi se vincete la lotteria e potete prendere un box da 5.000 yen, quei 5.000 yen lì non contano e quindi non avete i 5 pacchetti. Altri prodotti che non fanno parte della promozione sono i pre-order, quindi se prendete un prodotto che esce tra 6 mesi, un anno o quant'altro, anche lì non potete avere le carte. Allora, andiamo direttamente nella mia scheda delle ordinazioni e vi faccio vedere quello che ho ordinato. Io ho preso delle sleeve per mettere le carte dei mazzi Starter EX che ho aperto, quindi quelli dedicati agli starter e quello di Pikachu e Pomot. Poi ho preso una tazzina di Sprigatito, il piattino di Sprigatito e un portacarta. Ve li faccio vedere un pochino più in grande. Anche qua ho dovuto aprire tutte le pagine per evitare di attendere troppo con i caricamenti. Questi sono gli sleeve in cui andrò a mettere i mazzi EX degli starter. Quindi a me piace tantissimo abbinare il set allo sleeve. Mi piace molto quando c'è questa sorta di coordinazione. E visto che avevo l'occasione, visto che da noi normalmente questo tipo di sleeve non ci sono, o a quelli che ci sono te li fanno pagare veramente un occhio della testa, ho
li ho presi direttamente qua. Abbiamo questi con Sprigatito, Fuecoco e Quaxly per i tre mazzi starter deck EX. E poi abbiamo questi per il mazzo di Pikachu e Pomot. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate anche di queste sleeve qua, perché sono curioso di sapere le vostre opinioni. Poi abbiamo la tazzina di Sprigatito, che quando l'ho fatta vedere a Jamie ha detto dobbiamo sicuramente avercela, quindi l'ho presa, e poi aveva anche un prezzo che aiutava a fare cumulo, giusto per non prendere troppe cose. Viene anche con il piattino, che è veramente qualcosa di straordinario. Abbiamo queste quattro versioni dello Sprigatito che sono veramente super. Poi della stessa linea abbiamo il piatto con lo Sprigatito. Questi li ho presi un po' a livello decorativo, ecco, perché non avrò intenzione di usarli, perché sicuramente sono troppo belli per metterci su magari anche la fettina di torta e tagliarla col coltello, ecco, non è il massimo. Questi fanno parte tutti di una linea dedicata ai Pokémon un po' primaverili, di cui lo Sprigatito è protagonista, e ci sono anche la teiera e qualcos'altro che magari prenderò successivamente. Ultima cosa che ho preso è stato questo portacarte un po' sbrilluccicoso per andare a mettere dentro una carta particolare che poi vedremo quando arriva. Man mano che si mettono i prodotti nel carrello, il sito aggiunge automaticamente anche i pacchetti che vediamo qua in fondo, quindi non vedo l'ora che arrivino e speriamo che escano fuori le promo giuste. Bene, ora non ci resta altro da fare che aspettare che il pacco arrivi e potremo andare a vedere i prodotti fisicamente e soprattutto se con quei 10 pacchetti lì siamo stati fortunati, perché tecnicamente ne bastano 9 e la giusta fortuna per riuscire a completare il set, quindi ci sono tutte le potenzialità per lasciarne anche uno chiuso. A me spiace veramente tantissimo di non essere riuscito a mostrarvi anche il sito del Pokémon Center come andava fatto, perché purtroppo con quei tempi di caricamento veramente lunghissimi l'esperienza non sarebbe stata al massimo. Magari sarà oggetto di un altro video. Io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia anche oggi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.